tutta la situazione. Saremmo con gli spinti. Uno, vedete già dove è il piede. Ok? In questo caso vado col braccio sinistro, però posso entrare con destro, questo perché sono trovato la mano sinistra sotto. Passo e mi trovo in questa situazione. Io ho tutte e due le braccia dentro. Veniamo con la sinistra. Lui si tiene, io provo a tirare e non riesco a liberare. Come faccio? Allora ne faccio vedere una molto carina, perché va, mandiamo sempre in leva con la spalla dell'avversario, quindi lui cede per dolore e apre il braccio e posso fare la sottomissione. La mano libera, devo appoggiare il mio gomito sul lato opposto del suo. Ok? E mi vado a prendere le mani. Altra situazione, se non lo testo. Qua il gomito sul lato opposto e mi vado a prendere la mano. Ok. Uno, due, boom. Apro. Uno, due, boom. Incrociare. Esatto. Si incrocia. Ho questo. Ho questo. Ok? Sempre perché voi non potete fare la compressione, non è un lavoro di compressione. Mi spacco il braccio, vedete su, e non vado sempre. Però voi il rassaccino non lo potete fare. Il regolamento. Compressione limitata è il rassaccino. La massa è finita. Ok, quindi il tacchio lui si tiene, poggiamo il gomito libero sul lato opposto e facciamo la ghiaccia. Io posso essere qua, insomma, con una mano, o con un muro, in casa. O faccio un muro, o faccio un muro. Ah, posso fare così, con duro, o con un muro. O posso anche usare. Così, questo è così. Questa, parliamo sempre del tipo di leva. È una leva, non è una compressione. Le compressioni sono quella a polpaccio, quella a bicipite e soprattutto quello che ragazzi sono stati. Ok? Se vogliamo sostare la prima, però lui si tiene per fare la prima. Nel tappo la compressione non è una cosa più piacevole da fare, perché tu vedi come compressare le persone e come il tuo compresso quasi piange. E dopo che mi batti le gambe, il braccio, dici no, fammi fare. Ok, ma è il braccio che è libero? Qui invece, metti il tuo gomito, intanto guarda come sei messo, ok? Hai già il gomito fuori dalla porta, sai come la metti tu con la macchina? Oh, ora metti il tuo gomito. Questa è la faccio da faccio. Il tuo gomito all'esterno. Non te ne sto bene. Non puoi fare una leva se sei qua, se sei così. Puoi fare la leva da un braccio. Ok? Il tuo culo è qua e il tuo braccio è qua. Tieni. Vedi come sono messo. Io faccio questo, questo. Grazie. E poi ti dirò, oppure sono questo. Ma sempre vedi chiuso, alto il gomito. Guarda qua sul suo gomito. È importante come siete funzionati inizialmente, se no la leva non può dire. Ecco, qui stendi col bacino, allora il tuo bacino, per questo vi dico di ricordare, il tuo bacino già deve portare il suo gomito qua. Esatto, sollevalo bene. Sì? Ok, aspetta. Vieni, sali su, seduto. Tieni, e ora sali su, seduto. Sì, poi ti prendi la mano, e stringi, e ruota. Verso di qua. Vai, vai.
Lavoro e amo di te, se c'è la mano non è stata.
No. Senta, perché devi rilasciare, devi fare calare il nuovo. Come fai a farlo calare? Dall'inizio, quando sei qua, guarda come siamo messi, guarda già come sono messi, guarda dove sono qua, dove sono qua, da nessuna parte, tu mi hai già toccato, e io mi sporco in avanti, guarda dove sono qua, oh, guarda dove è, qua sotto. E allora io sono così, tengo stretto, metto il gioco sul lato di posto di e trovo in questa maniera. Oh, sono qua, metto il gomito qua, e lavoro in questo. E qua il gomito, se io ce l'avessi qua il gomito, non ci riuscirebbe lì, cosa farei? In vivo, apro, mi stringo verso la posizione e poi vado a lavorare. Però devi essere attaccato, non il tuo sonno. Ma non puoi scegliere, no, devi avere il telefono, devo andare a Chicago quando fai il passaggio. Due conti. Subito qua, vai, qui qua sopra e oggi sì. Ci tira su quel uomo, finisce il corpo. Vedi che il corpo non c'è più qua bene.